Oggi celebriamo la conversione di San Paolo. Dentro questa conversione c'è la nostra vita. Noi siamo frutto di questa conversione. Mai la conversione di una persona è per la salvezza esclusiva di quella persona. Non è cristiano. Qui è una conversione ontologica, cioè cambia il cuore della persona, rimanendo debole, rimanendo quel vaso di creta che è. Vedete, c'è nel racconto di San Paolo, in questa sua redizio simboli che fa varie volte, in cui non nasconde nulla, e anche questo è un criterio molto importante che anche appare nei Vangeli, nei riguardi degli altri apostoli. Non nasconde ciò che lui era, non fa di sé un panegirico, né i suoi fratelli, i suoi amici, i suoi compagni hanno mai fatto un panegirico. Sempre e soltanto la verità, la realtà, perché si impone la realtà. E dentro la realtà si impone la grazia di Dio, si impone l'opera di Dio, gratuita. E qui c'è un fatto attraverso il quale Dio vuole convertire ciascuno di noi. All'improvviso, non sono schemi umani, è Dio che porta avanti la storia, perché San Paolo stravolge tutti gli schemi, perché San Paolo stava andando a fare esattamente il contrario di quello che poi avrebbe fatto nella sua vita seguente. Lui era convinto che questa via, questo cammino, il cristianesimo, fosse una setta perniciosa, contraria e nemica dell'ebraismo, della vera religione, come un cancro da estirpare, e lo faceva con tutte le sue forze, con tutto il suo zelo, con tutto il suo carattere. E dice, all'improvviso, mentre andava a incarcerare, a portare lettere per incarcerare i cristiani, all'improvviso appare una luce enorme, all'improvviso, e all'improvviso appare un fatto nella tua vita, nella mia vita, così, come una bomba, succede qualcosa all'improvviso. E vedete, dice, quelli che erano con lui videro la luce, ma non udirono la parola. Cioè, è un fatto oggettivo che solo a te parla, che solo a Paolo parla. Una cosa che può colpire, stupire gli altri, ma non li muove di un millimetro. Perché quello è tuo, è quel fatto nella storia, all'improvviso, che ti apre gli occhi, chiudendoteli. Ti richiude su tutto quello che è stato precedentemente la tua vita. Cioè ti dimostra chi sei tu, sei un cieco, che Paolo, pur pensando di vedere, come dice il Signore, non vedeva, era convinto di vedere tutto perfettamente, era convinto di avere davanti a sé la sua storia, la storia del suo popolo, la storia di questa setta, tutto l'aveva già come una mappa decodificata, e risulta che è cieco, che non aveva capito nulla, discepolo di Gamaliel, e ci tiene a dirlo. Come dire, io ero uno intelligentissimo, capito? Io non ero uno così, io ero uno che aveva studiato, io ero uno che c'aveva tutti i gradi per discernere, intendere, spiegare la scrittura, leggere le profezie, applicarle alla vita. E invece non avevo capito niente. Lì si dà la conversione, nel capire che tu non hai capito niente. Di questa casa non hai capito niente, delle sorelle non hai capito niente, di te stessa non hai capito niente. No, ma io, no. E questo avviene repentinamente, all'improvviso, perché dice il Signore, e ci sta educando a un atteggiamento di conversione, vegliate in ogni momento, perché non sapete qual è quel kairos, quel momento speciale, particolare, favorevole, nel quale io parlerò al tuo cuore. Non lo sai oggi che cosa succederà. Ogni giorno c'è questa luce che vedranno tutti gli altri, ma nella quale il Signore parlerà solo a te. E guardate che può succedere che in un giorno qualunque, in un giorno nel quale tu non ti aspetti nulla, al di là della conversione quotidiana, perché ogni giorno siamo chiamati alla conversione, ogni giorno Dio ci parla, nella relazione con quella sorella, di fronte a quel fatto, di fronte a quella cosa della mia famiglia, cose contingenti o anche della nostra storia. Ma poi ci sono momenti topici, momenti particolari, nei quali veramente c'è quella metanoia, cioè quel cambio totale di direzione, nel quale ti trovi umile. E non perché ti sei fatto umile, non perché parli con la vocetta bassa e tutta, capito, che tutti, oh, guarda com'è umile, guarda com'è, non è perché poi dopo dentro c'ha, capito, è un lupo, travestito d'agnello, no? L'umiltà che è, come Paolo, Paolo era umile, non mica perché aveva lui una dote particolare di umiltà, perché doveva farsi guidare, perché era cieco, aveva bisogno di chi lo accompagnasse. Allora ti trovi un momento, ti trovi come un bambino, e cominci a piangere, perché cos'è la vera conversione? Qual è la vera conversione? È scoprire quello che dice il Cantico dei Cantici. Quando dormivo, ma il mio cuore vegliava. Cioè io sto dormendo, Paolo dormiva, faceva la sua vita, ma nel profondo, molto in fondo, il suo cuore stava vegliando nell'attesa dello sposo, nell'attesa della verità,
in attesa della parola fatta carne, quella parola che poi lui avrebbe annunciato sino a dare la vita, Cristo, come nel Vangelo, la parola che, per la quale sarà investito di Spirito Santo, sarà trasformato egli stesso in quella parola e andrà, verrà veleni in tante peripezie e non morirà, scaccerà demoni, attraverso di lui cambierà la vita di migliaia, milioni, miliardi di persone, ma miliardi veramente, perché la sua parola è proclamata da 2000 anni in tutto il mondo e ha il potere di cambiare oggi Dio attraverso le sue lettere, le sue parole e quello che lui ha dato alla Chiesa, cioè al chiarimo, la buona notizia della Chiesa, il cuore, no, vi annuncio quello che io stesso ho ricevuto, che Cristo è morto per i peccati secondo le scritture ed è risorto e oggi è costituito Spirito Santo per te. Questa buona notizia che ha investito lui in un momento all'improvviso, non si aspettava, nel quale era convinto delle sue idee, è quello che lui annuncerà a tutti, con una speranza invincibile, che anche la persona più dura, anche il figlio più lontano dalla Chiesa, che sta oggi in un macello, forse nella droga, forse sposato con una donna, si è messo con una donna sposata, sta distruggendo il matrimonio suo e di quell'altra donna, anche il marito più terribile, la moglie più terribile, anche la persona più terribile, all'improvviso può essere toccato dalla grazia, può essere toccato dalla grazia. E tu sei uno strumento eletto. Questa luce che tu hai visto, sarai tu stesso. E sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. Tu sarai luce delle nazioni. Tu, cieco, aperti gli occhi sulla tua vita, sull'amore di Dio. E che cosa ha visto veramente Paolo? Dice, perché mi persegui? Perché vivi contro natura? Perché vivi nella menzogna? Perché? Perché, dice in un altro posto, è duro recalcitrare contro il pungolo, è duro andare contro mano, è duro andare a marcia indietro in autostrada, è duro vivere una vita fuori dalla volontà di Dio, pensando e illudendo di essere nella volontà di Dio. E io ti mostrerò quanto tu dovrai soffrire per il mio nome. Questo è l'amore impressionante di Dio. Per cui, dice, io sono Gesù, il Nazareno che tu perseguiti. Cioè Gesù, come già è successo con Pietro, sulle rive del mare di Galilea, è andato a cercare il suo assassino. Allora possiamo pensare oggi, quante volte io ho voluto fare male, e ho fatto male alle persone. Come se tu stai in macchina, no? E cammini, e fai un incidente, e prendi sotto una persona, non so, vai in bicicletta, o un pedone, così, perché ti appare improvvisamente. E lì sei convinto che puoi averlo ucciso, un ragazzo giovane, lì una ragazza giovane, ti va sul vetro, spacca il vetro, spacca la macchina, vai giù per terra, scendi dalla macchina di corsa a vedere, sei convinto assolutamente che questa persona è morta, o che non potrà più camminare, e miracolosamente questa persona vedi che non si è fatta nulla. Allora ti accorgi di essere stato cieco fino a quel momento, apri gli occhi e cominci a pensare, ma quante volte io ho fatto per distruggere la mia vita, per distruggere la vita delle altre persone, e Dio non lo ha permesso fino in fondo. Quante volte nella mia vita Dio mi ha preso all'ultimo istante, prima che quel giudizio diventasse un cancro e distruggesse la comunità, distruggesse il mio matrimonio. Quante volte Dio mi ha amato, quante. Allora, quella è la conversione. In un momento vedi che Cristo dice, perché mi perseguiti? Se io ti amo, ti ho amato sempre, ti ho scelto, ti ho amato, ti ho messo da parte per me. Ecco il desiderio del tuo cuore, ecco tutto il tuo zelo per chi era, per me. Quando questo accade, cominci a piangere e non puoi più fermarti e cadi per terra e dici, Signore, ma veramente mi hai amato così? Questa è la conversione, da qui la gratuità, qui il desiderio, la gratitudine, qui tutto. Allora Paolo, è normale che la sua vita fosse completamente consegnata agli altri e a Cristo. Quando hai scoperto questo amore non c'hai altro, eh. Tutto il resto nella vita cade come foglie secche. E qui non si tratta, io ho scelto la povertà, io ho scelto, ma che hai scelto? Non ho scelto niente, perché qua nessuno sceglie niente. Infatti siamo tanto poveri, però quella penna che ti ha dato non so chi non la dai neanche morto. Ma no, ma io sono suora, ho fatto voto di povertà, dammi quella penna. No, me l'ha levata mamma. Non c'è bisogno di avere 100 milioni di euro, basta una penna, basta un foglietto di carta, una poesia della nipotina. Nessuno sceglie quello, e soltanto se c'è un amore della tua vita, allora diventi come un innamorato, che il tempo passa senza neanche renderti conto, non ti importa più di nulla perché tu sei Cristo. È bellissima la vita, perché può darsi che oggi accade qualcosa che ti sveglia. Magari sei lì assopita, assopito, facendo tante cose per Dio, ma alla fine avendo un cuore freddo, tiepido. E Cristo viene, ma io sono il tuo sposo, io ti amo, perché? Perché mi perseguiti? Perché scappi da me? Allora coraggio, anche se ci possiamo convertire, perché dalla nostra conversione dipende la salvezza di tante persone. Questa è la mia esperienza vera. Mi sono reso conto
disse: ho una sola missione. E non si tratta di Giappone, non si tratta di Italia, una sola, vera, convertirmi. Io l'ho visto nella mia vita. Perché se io scandalizzo, distruggo quante persone? Mi trovano lì facendo una cosa, un peccato grave. Mi succede nella chiesa. Quanta gente è scandalizzata, quanta gente non va più in chiesa. Quanti ragazzi frustrati che magari andavano appresso a quel prete bravissimo e poi lo scoprono che è pedofilo o che non so io che cosa o che se ne andò via con una donna. Quei ragazzi è difficilissimo che metteranno piede in chiesa. Anche perché poi se il prete magari ha messo tutto su se stesso e non su Gesù Cristo, ancora peggio. Ma se un prete, ma una suora, ma un cristiano, si converte veramente, allo stesso modo, forse senza neanche parlare, forse senza neanche fare l'amicone, senza fare chissà che cosa, solo con quella luce dell'amore a Cristo, solo con quella luce della trasformazione di quella persona, si compie la parola che Gesù ha detto a San Paolo quando gli è apparso. Ti sono apparso per costituirsi ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani ai quali ti mando ad aprire loro gli occhi perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Cioè tu scelto, illuminato, per illuminare e perché chi ti è accanto possa avere parte con te in mezzo ai cristiani della eredità eterna. Dice, laddove abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Questa è la nostra missione, convertirci, perché sovrabbondi noi la grazia, lasciarci trasfigurare e trasformare dal suo amore, stare molto vigilanti. Per imparare a vivere ogni istante come un istante irripetibile nel quale può accadere la conversione nostra e di tante persone che sono legate a noi dall'eternità e per l'eternità. Perché possono vedere in ciascuno di noi quello che hanno visto di San Paolo, quello che prima perseguitava con violenza la Chiesa, oggi la serve ed è disposto a dare la vita per la Chiesa e per Cristo. Quello che prima tradiva la moglie, tradiva il marito, era oggi serve e ama la moglie, il marito, vive una vita nuova, perché si vede che Cristo è in lui, non per le sue forze, non per le sue capacità, ma per la grazia di Dio in lui. Questa è la conversione, conoscere l'amore infinito di Dio, capace di trasformare il cuore di una persona e orientare tutto ciò che ciascuno di noi è, per la gloria di Dio, tutto per la salvezza delle persone che ci sono accanto.